Mister Sesto, insomma, è una sconfitta quella di oggi che purtroppo non consente, vi consente di tornare a casa con nessun punto, però è anche vero che questa squadra nelle ultime giornate si è rafforzata, è tornata sul mercato e che questa sconfitta arriva dopo due vittorie consecutive. È un cammino che insomma, sta facendo una sorta di inversione di tendenza il vostro, al di là insomma, della sconfitta di oggi. No, assolutamente sì, stiamo invertendo la rotta, anche se comunque anche le partite che abbiamo perso, tutte le partite che abbiamo perso nel girone d'andata, comunque la squadra era viva, ha dimostrato di giocare bene, quindi sempre per qualche errore di troppo abbiamo pagato forse fin troppo con il risultato negativo. Io sono fiducioso, anche oggi ho visto una squadra viva, una squadra attiva, una squadra che aveva voglia di giocare la partita, anche di vincerla, quindi l'atteggiamento è stato positivo e per questo non posso dire che i miei ragazzi abbiano fatto una brutta partita, al di là della differenza delle reti fra noi e loro. Quindi sono contento della prestazione e questo lascia ben sperare per il futuro. Marco Inzante, Teotto. Buonasera, mister. Sullo 0-0 abbiamo anche un'occasione, una transizione superiore dell'America, hanno sfruttato, poi di lì in poi diciamo che c'è stata poca partita perché la superiorità del cliente è venuta fuori. Che cosa non ha funzionato? Beh, la superiorità del Pinedo io non l'ho vista, cioè, l'ho vista fino a un certo punto. Hanno sbloccato il risultato su due palle anzi su tre palle inattive, quindi diciamo che a livello di gioco ho visto una squadra forse più propositiva la mia che quella del Pinedo. Non ha funzionato, che ogni volta noi facciamo delle piccole ingenuità che paghiamo fin troppo. Gli innesti di giocatori insomma, come Jacoboni, come insomma, giocatori ex Teramo o Radi ex Pescara, insomma, sono innesti importanti per un campionato come quello di Serie D che insomma, vogliono significare che questa società si vuole assolutamente togliere da quella che è questa attuale posizione di classifica. Sì, assolutamente, il progetto è a lungo termine, questa società ha ambizioni alte e quindi di conseguenza fa acquisti con giocatori che di altre categorie. Ovviamente gli acquisti che abbiamo fatto non sono ancora al 100% fisicamente pronti e quindi dobbiamo aspettarli, li stiamo inserendo piano piano, però la società ovviamente ha ambizioni alte.